il male si allarga prima del bene. Allora, ieri mi trovavo nei vestiti dello stadio alla scuola alle spalle e ho sentito un po' di rumore. Cioè, chi è venuto ha contestato per la partita solo di domenica o ha contestato per tutto l'anno poi? Ecco, questa è una domanda che questi fanno a loro, non a me, certamente. Sì, però non, siccome non so perché non c'ero, ho sentito solamente tutte queste cose. Ma le contestazioni sono. Le contestazioni io le vedo sempre come un discorso costruttivo. Se servono per migliorare, che ben vengano. È chiaro che domenica ci sia la risposta della squadra, di tutti noi. Se le cose vengono fatte bene, vuol dire che la contestazione è stata positiva. Se poi le cose continuano, spero di no, insomma, continuano ad andare male, vuol dire che quella contestazione non è stata positiva. Però ripeto, noi, come faccio io di solito e come sono abituato io, metabolizzo un po' tutto quanto e già da lunedì, una volta che vedo un po' quello che è successo domenica precedente, già mi metto a vedere la squadra che bisogna incontrare la domenica successiva. Quindi questa settimana, indipendentemente da quello che è successo, alla fine ho cercato di con i ragazzi di soffermarmi sul campo per poter analizzare un po' quello che potrebbe succedere praticamente domenica prossima. Mister, più che un discorso tecnico, comunque fisico, è apparso un allenatore un pochino più chiaro a livello mentale. Come fa un allenatore, con tutta l'altalena che c'è stata da rincorsa, poi ad agire su questo aspetto? In vista anche di fondi e dei playoff? L'allenatore, oltre ad allenare le gambe di un giocatore, deve anche allenare, oltre alla tattica, deve anche allenare la mente. È chiaro che la mente, non sono tutti i giocatori, non sono tutti uguali, quindi non è facile analizzare un po' tutti, però quello che si cerca di fare è cercare di sbagliare quanto meno possibile. Quindi da martedì, quando ci siamo riuniti, è chiaro che si è parlato un attimino di quello che ci sta accadendo e analizzando un po' la situazione, abbiamo altre chance che ci possiamo giocare, perché domenica, analizzando un po' tutto ed essere realisti e ottimisti, noi possiamo migliorare soltanto in una posizione, arrivando terzi, cercando di vincere, perché con la vittoria abbiamo la certezza di arrivare terzi, con il pareggio, con la sconfitta rimaniamo così come stiamo, quindi siamo quarti matematicamente, col pareggio è chiaro che dobbiamo aspettare altri risultati, però noi, il nostro obiettivo è quello di migliorare. E dipende solo da noi, non dipende dagli altri, dipende da noi. Se noi vinciamo, siamo certi di avere terzi. Quindi l'obiettivo nostro è quello di avere terzi e di cercarci poi l'andata dei playoff in casa. Se invece rimaniamo quarti, l'obiettivo non cambia, cercheremo di vincere fuori casa, sul campo dove poi andremo a fare, che dovrebbe essere sulla carta tra Taranto e Francavilla Insigne. Fondi con la testa alla Coppa Italia o no? No, perché tra quello che è successo domenica, ci siamo suicidati noi per quanto riguarda noi, ma allo stesso tempo, analizzando un po' tutti i risultati, con il Manfredonia, una vittoria del Manfredonia sull'Aprilia e con la vittoria del Pomigliano sul Potenza, è chiaro che arrivando con tre squadre allo stesso punteggio, chi uscirebbe fuori il Fondi, quindi a Fondi deve forse necessariamente fare un punto. Sicuramente, almeno analizzando quello in passato, quello che è successo a me in Coppa, la settimana precedente si cerca sempre di mettere la squadra migliore per poter poi affrontare la Coppa la settimana successiva, quindi di regola sicuramente il mister manderà in campo una squadra che assomiglierà a quella che scenderà in campo alla finale, quindi il miglior Fondi, e io penso che il miglior Fondi, indipendentemente da tutto, ha un organico di altissima qualità, secondo me è la squadra più forte del campionato. Poi avrà, per avere quei punti, la classifica rispecchia sempre i valori in campo, per avere quei punti sicuramente qualche difetto ce l'avrà.
e noi cercheremo di sfruttare qualche difetto loro. Il Fondi si è dimostrato una squadra casalinga, più che altro, perché infatti non ha mai perso. Non ha perduto. No, non ha mai perso. Ma il miglior attacco e noi la migliore difesa, quindi domenica. No, diciamo che guardando i numeri ha il miglior attacco, ma tra le prime mi sembra 9-10 squadre e la peggiore è la traversa di difesa, ha subito tantissimi gol. Questo ti fa capire che è una squadra che devi stare molto attento negli ultimi 30 metri, perché la qualità può portare a tantissime giocate, però poi tu quando hai palla puoi mettere in difficoltà, quindi noi faremo la partita per vincere perché non abbiamo alternative. Dobbiamo tornare ad essere in Ardò di un mese fa, un mese e mezzo fa. Ultimamente forse abbiamo preso qualche gol di troppo che non siamo abituati a subire, però io ritengo che i ragazzi domenicalmente hanno sempre quella voglia di voler vincere. Poi è chiaro, in questo momento è un momento dove anche il pizzico di fortuna non ci sta accompagnando, perché con la traversa di Cassano a Francavilla, con anche domenica il palo, qualche altra occasione mancata, direi che le sconfitte potevano essere tramutate in pareggi, non dico vittorie ma in pareggi. Quei pareggi, quei 2-3 punti in più, in questo momento ci consentivano non di puntare al secondo posto, ma addirittura al primo posto. Però siccome purtroppo lo sai benissimo, i semma nel calcio non servono, servono soltanto per capire il momento della squadra e dove dobbiamo chiaramente cambiare registro, perché se questi sono i risultati non andiamo da nessuna parte. Se la squadra torna alla tranquillità di giocare in una certa maniera, perché questa squadra l'ha dimostrato in tantissime partite di essere superiore agli altri, è chiaro che affronteremo i playoff in una maniera completamente diversa. Quindi il nostro obiettivo è aver preparato questa settimana un test impegnativo come quello di Fondi, perché ritengo che domenica è un test molto ma molto impegnativo, dove ci può dire dove possiamo arrivare, e poi indipendentemente dal risultato avremo il risultato secco la domenica successiva con l'inizio dei playoff. L'obiettivo lo sappiamo, ci siamo guardati in faccia, l'obiettivo è di migliorare, ripeto, quello che c'è da migliorare e di puntare ai 3 punti, perché in questo momento soltanto i 3 punti di Fondi danno la certezza di migliorare la classifica. Poi ripeto, se non ci riusciamo, da quarto posto i playoff dobbiamo affrontarli nei migliori modi, come fuori casa, indipendentemente se incontriamo o il Francavilla o il Taranto, cerchiamo di andare a vincere o a Taranto o a Francavilla. Oramai sono poiché secche, non hai più la possibilità di dover recuperare dopo. Mister, faccio l'ultima domanda, perché poi siccome il campionato è finito, mettiamo che lei andasse ad allenare da un'altra parte l'anno prossimo, Barletta, perché abbiamo nominato la Barletta, quali giocatori del Nardò si porterebbe? Ci sono giocatori, ma la squadra ha fatto un ottimo campionato, diciamo francamente. Io giocatore sono sempre abituato a valutarlo fino all'ultimo. Però direi che ci sono dei giocatori che io mi porterei, perché insomma questa è una squadra molto giovane, ha fatto bene, indipendentemente da questo finale che ci fa rimanere un po' arrabbiati, abbiamo la rabbia addosso, però questi fino a qualche giornata fa insomma hanno fatto un grandissimo campionato. Ripeto, analizzare adesso il nostro andamento, è chiaro che guardando le ultime partite uno può pensare che è stato un fallimento. Il nostro non è stato un fallimento, il nostro è soltanto stato, potevamo fare ancora meglio, però è chiaro che a mente rilassata, a mente diciamo più tranquilla, può darsi che si possano, ecco, conoscere i motivi perché poi è successo questo che è successo nell'ultima parte del campionato. Però noi abbiamo ancora pochissimi giorni per poter ritornare ad essere la squadra che io conosco. E i giocatori che mi hanno dato, mi hanno dimostrato in altre partite di essere giocatori di ottimo livello. Quindi
Molti di questi sono giocatori che possono benissimo andare in altre squadre.